E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert e sono qui oggi, tornato a Bomba. Vi ricordo prima di iniziare che ieri ho caricato un video su Fortnite e spero abbiate visto e se non, nel caso in cui non l'avete visto, fatemi il favore di andare a vederlo perché è un video a cui tengo parecchio e anche perché ho provato a portare un video un pelo diverso rispetto a FIFA, quindi ci terrei che andasse bene. Raga, prima di iniziare vi ricordo che se domani volete altri giocatori da utilizzare per lo sniping, come la solita serie, visto che vi piace tantissimo, cerchiamo di arrivare assolutamente a 70 likes entro stasera e domani, ve lo giuro, ve lo porto. Promesso, promessa del Gilbon. Ragazzi, ebbene sì, lo sapevo, abbiamo azzeccato l'investimento su CC. Perché dovete sapere che per chi non avesse visto il video sugli investimenti che avevo fatto sui trasferimenti, avevo preso tantissimi CC, precisamente 70 CC, 70 carte di CC a 600, 650, 700. Quindi adesso vi faccio vedere. Se noi abbiamo preso 70 carte, basta che facciamo. Prendiamo la media di 650, perché ne ho presi a 600, 650 e 700. Noi prendiamo 650 e moltiplichiamolo 650 e moltiplichiamolo per 70 carte. Io ho investito la bellezza di 45.500 crediti in 70 CC. Ora andiamo a vedere a quanto sta a distanza di 1-2 settimane. CC ha un prezzo di vendita che è fissato a 1.600. Infatti 1.600 si vende entro 3 minuti. Quindi, raga, facciamo un altro calcolo così giusto per farvi capire quanto ho guadagnato con questi investimenti qua. E spero l'abbiate fatto anche voi perché mi sono impegnato in quel video lì perché sono andato a cercare dei giocatori che potessero alzarsi veramente tanto. Gli altri, visto che si sono anche alzati di meno rispetto ai CC, però si sono alzati anche un sacco, tipo Lemos si è alzato, Subotic si è alzato, gli altri due non me li ricordo quali fossero i giocatori. Comunque penso si siano alzati anche loro, andate a controllare, ma però penso si siano alzati anche loro. Noi contiamo che li vendiamo tutti a 1.600, facciamo 1.600 per 70 e otteniamo 112.000, però togliamo le tasse, quindi per 0,95, ho sbagliato, per 0,95 fa 106.400 meno 45.500 e viene la bellezza, raga, di 60.900 crediti, quindi io ho fatto 60.000 crediti così. Così, e spero l'abbiate fatto anche voi. Per dimostrarvelo, io semplicemente faccio così. Andiamo a vedere questi qua. Io li ho messi questi qua, li ho messi in vendita adesso, tipo 3 minuti fa, giusto per farvelo vedere. Tutti a 1.600. Adesso vi faccio vedere alcuni giocatori che ho comprato. Questo qua l'avevo pagato 600, questo 600, questo 600, questo 750, questo 800. Questo qua era agli inizi di Ciciretti perché io l'ho preso tipo 2 settimane fa. E il prezzo era già 800. Poi si è abbassato a 600 e ho detto boh, me li compro tutti. Cioè, mi sono comprati veramente tanti. Mi sono comprati 70. Giusto perché sapevo che si sarebbe alzato. Quindi ne ho presi tanti. Infatti, questo qua è 600. Ne ho presi veramente tanti a pochissimi crediti. 600 li ho presi all'asta perché 600 è il prezzo in cui si scarta. E raga, andiamo pure a venderceli. Ne mettiamo in vendita 5. E raga, spero l'abbiate fatto anche voi. Raga, spero veramente. Raga, io sono contentissimo quando mi scrivete nei commenti che vi siete fatti tanti crediti anche voi. Sono veramente felice. Quindi, raga, fatemi sapere se anche voi mi avete seguito in questo investimento qua. Perché io, raga, sono veramente felice. Premetto che non li venderò ancora tutti perché la carta del Parma non è ancora uscita. Quindi le carte CC sono ancora in circolazione. Però, raga, tipo ne venderò 35, la metà li vendo. E poi gli altri invece aspetto perché magari potrebbe ancora alzarsi di più. Quindi nulla raga, restiamo sintonizzati nel canale Telegram e nulla, vi ricordo di lasciare likes e ci becchiamo domani con i 3 giocatori se arriviamo a 70 likes. Nulla, ci becchiamo al prossimo video.